La mia collezione di Monster Moncard si sta facendo più ampia! Presto! Presto sapremo cosa c'è qui dietro! Salve oggetti di gabbia e ben ritornati su Kindergarten! Guardate la collezione di oggetti strani e strampalati che non so nemmeno a cosa servono! Ma li prendo! Gli oggetti di oggi sono la più e lo stemma di famiglia, perché faremo la missione Caino ma non Abele. Ebbene sì, oggi andremo dai figli del papi, perché qualche puntata fa Felix mi ha detto che voleva uccidere suo fratello Ozzy. Vediamo un po' che succede. Te l'ho già detto Teddy, il piano è a prova di idiota, fai solo ciò che ti dico e... lo so, è solo che... non lo so Felix... la situazione mi sembra un po' sbagliata, Ozzy non ci ha fatto niente di male. Dai, andrà bene, smettila di essere una... Ehi, senti, tu, nanetto, da quanto stavi ascoltando la nostra conversazione? Aspettate, guardate qua! Oh, le mie scuse, non pensavo che tu fossi un uomo d'onore. Scuse accettate, sono anche un figlio di papi. Quindi tu dovresti essere un nuovo studente. Il mio nome è Felix Huxley, erede della Apple Soft. Quindi tuo padre è Steve Jobs? E io sono Ted. Ah, Ted, perché devi essere sempre così? Mi dispiace Felix, io pensavo che dovevo... abbastanza! La mia parola, Teddy, oggi veramente hai toccato il fondo dell'azienda del papi. Comunque, chi possiede lo stemma di famiglia vuol dire che è un bravo uomo. Dovremmo farlo entrare nel piano, che ne dici, Teddino? Aspetta un secondo, io non penso che sia una buona idea. Ozzy potrebbe... basta! Se non mi aiuterai tu, ci aiuterà questo buon uomo. Che mi serve? Dai questo documento ad Ozzy. È molto importante che lo legge e lo capisca, ok? E che cosa dice? È un segreto, faglielo soltanto leggere. Ok. Perfetto, poi incontriamoci nella classe per intelligenti. Dobbiamo parlare. Parlare. Seduti su una cadrega e parlare fino a sera. Non riesco a crederci, non è giusto. Felix vuole che tu legga questa. Wow wow wow. Aspetta un attimo, nuovo bambino. Non prenderò niente da te, potresti avere la malaria. Quindi non lo prendi? Non finché le tue mani non saranno lavate. Vattene via, sporco animale. Mamma mia, Ozzy, le botte! Ci vuole un'altra guerra di cibo, Vax. Io sono Billy Catmon e vi ucciderò tutti se non vi comportate bene. Va bene, Monty, tempo di spendere denari. Odio fare affari con Monty, ma mi sa che è l'unico che può darci qualcosa per pulirci le mani. Ecco qua, una bottiglia di saponetta che uccide il 99,9% dei germi. Il restante 1% vive sulla testa di Nugget. 2 euro, va bene dai, neanche tanto, siamo in vena di sconti. Fuori tutto di Monty, fuori tutto. Povera Carla però, povera Carla. Condoglianze a parte, non parlerò con uno sporco animale. No, non sono sporco, io ho pulito, ho fatto doccia. Oh, già meglio, ora fammi vedere sta roba. Ah, tipico di Felix, lui lo sa che non so leggere. Cerco a qualcuno che sappia leggere questa roba per me. Che cavolo, aspetta, Monty? Di nuovo? Ho appena speso $2, non vorrai mica. Ehi, cerchi di comprare qualcosa? Sai leggere, Monty? E dai, bambino, lo sai che lo so. E sai anche che ti costerà... $6! Non ce l'ho! Perché così tanto? È aumentato il prezzo perché ti ho visto parlare con il tizio pieno di soldi. Che vuol dire? Che devo andargli a chiedere a lui? Va bene, vado a prendere i soldi e torno! Va bene, vai dal ragazzo ricco! Ok, ok, mi sbrigo, mi sa che me li devi dare. Un prestito! Un prestito dall'Apple Soft! Ma va bene, tieni plebeo, tieni qua! E ora vai avanti col piano! Porca vacca, $8! Robe di lusso! Monty, guarda! Sono soldi veri! Sono soldi veri! È un piacere fare affari con te. Allora, la lettera dice... devi sembrare molto vulnerabile. Menziona in continuazione che se qualcosa di brutto ti dovesse succedere, la compagnia della mamma si rovinerà. Ok, va bene, posso farlo. Non so perché voglia che lo faccia, ma mi piacciono i suoi soldi. Oh cavolo, è già finita la giornata. È successo un casino.
Ma perché devo dire queste cose? Non mi ricordo la scorsa missione, una memoria a corto raggio. Comunque sì, praticamente mi pare che era questione di eredità della mamma, vero? Perfetto, ecco qua ragazzo. Credo che Ozzy abbia capito il piano. Sì, certo, gliel'ho letto. Eccellente, suppongo che a questo punto anche tu voglia sapere del piano. Io sono solo il pianoforte, però anche il piano mi piace, dai dimmi. Piano ragazzo, prima che ti dica tutto dovrai firmare questo contrattino. Oh, roba da niente. Devo solo assicurarmi che non dirai niente a nessuno di questa storia, specialmente Teddy. Perché lui lo vuole uccidere, mi sa. Vedi, la compagnia del mio papi è molto grande ed importante. E come ben sai, Teddy ed io siamo eredi del suo impero. Quindi tu vuoi essere il solo erede, vero? Esattamente. Teddy è un po' troppo naive per il business. Abbiamo bisogno di occuparci di lui. Quindi vuoi ucciderlo? Cielo, no, no. Ho solo bisogno del tuo aiuto per sistemare la cosa. Ozzy farà il suo lavoro. Qual è il lavoro di Ozzy, scusa? Recentemente la mamma di Ozzy ha creato la sua compagnia che compete però con la nostra. Ah, ora ricordo. E allora perché non uccidere Ozzy? Tac, questo è proprio ciò che Teddy pensava che noi facessimo. Ma non era molto convinto del piano. Ma ultimamente Ozzy sta un po' mettendo pepe sul fuoco. E quindi sta convincendo Teddy a colpire ora. E io che c'entro? La vedi la bacinella piena di ragni lì sopra? La vedo, ma spero di dimenticarmela presto. Diciamo che abbiamo bisogno di loro. Prendimela prima che la campanella suoni. Posso chiederti il perché? Perché Teddy, come Gabby 16 bit, odia i ragni. Dobbiamo prenderli, vai vai, corri corri. E vuoi sapere la notizia bella? È che ho fatto svitare a Carla il vent che è collegato al bagno delle signore. Così tu potrai salire lì sopra perché ci sarà Bob a ripararlo con la sua scala. E Bob che fa? Mi fermerà? Tranquillo, lui è molto semplice da distrarre, è un bonaccione. Fai un'emergenza da bidello e lui se ne andrà. Vabbè, vabbè. Ok. Ok, adesso... Oh, forse so come fare. Vi ricordate il premio? Il premio della lezione? Se completo i miei compiti al computer, vado dal professor Danner e prendo la carta igienica, ho l'idea perfetta. Ricordati che anche tu, ricordati che devi intasare. Bob è sopra il vent, ma non posso andare perché ovviamente c'è là lui. E se io intasassi il cesso delle ragazze? Non mi piace usare il bagno delle ragazze, ma mi piace intasare i loro cessi. Vai! Lo puoi fare, sì, con Bob sistemerò questo gran cesso! Oh, santo cielo! Penso che devo occuparmi di questa storia! Grazie per avermi aiutato, piccolo bambino! Super bidello ci penserà! Ok, è andato nello stanzino per bidelli, quindi significa che io posso andare sopra la scala? E prendere i ragni! Oh, che schifo, no! No, è pieno di ragni velenosi, non so perché lo vuole, ma perché devo prenderlo io, perché? Perciò mi auguro che tutti voi abbiate imparato qualcosa di importante questo... Harry Potter! Come ci sei finito lì sopra? Scopa volante? Lo sai una cosa? Non mi importa. Fuori dalla mia classe! Stavo facendo il mio corso di uomo ragno. Volevo solamente allenarmi. Lo sapete che a me piace l'uomo ragno? Nugget! Pomodoro, sì, esatto. Oh, giusto in tempo, ragazzo. Teddy ha già preso il pranzo per te. E io invece sospetto che se tu sei qui abbia preso quello che io volevo. Sì, sì, freschi freschi dall'Australia, Amazzonia, quei paesi là. Ma aspetta, non facciamolo vedere a Teddy. No, no, no. Vedere cosa, fratello? Fammi vedere, Felix. Teddy, aspetta un attimo. Non mi stavi parlando di Ozzy? Roba importante. Ah, sì, giusto, giusto. Ozzy ha detto che se gli dovesse succedere qualcosa quest'oggi, la compagnia di mamma sarà finita. Credo che tu avessi ragione, Felix. E allora, sei pronto con il nostro piano, Teddy? Credo proprio di sì. Però devi lasciarmi aiutare. Voglio dimostrare al papi che sono capace. Oh, non preoccuparti, Teddy. Tu hai la parte più importante. Comunque, per il resto del piano, abbiamo bisogno di qualcuno che ci scavi una buca. Conosci chi possa aiutare? Credo di sì. Nugget, vero? Nugget Caverna. Eccellente. Mostrami la via. Quindi viene con me? Proviamo Nugget. Nugget, senza un braccio, scavi? A Nugget manca un braccio. Nugget si sente un po' svenire. Nugget, il tuo discepolo vorrebbe aiuto. Scava una buca per noi. A Nugget vorrebbe tanto scavare un buco. Ma Nugget manca il braccio.
e anche una pala. Ma il più importante è la pala. Ci stai forse dicendo che se noi saremo capaci di procurarti queste cose, scaverai una buca per noi? Ma cosa otterrà Nugget in cambio? Crocchette calde! Parli molto di crocchette. Che ne dici se ti faccio fare un trip nella fattoria di crocchette della mia parenti? Crocchette! Fabbricane crocchette! Nugget sarà più che felice di scavare una buca per te in cambio di una visita alla fabbrica di crocchette. Porta a Nugget una pala ed un braccio. Nugget andrà veloce come un fulmine e profondo come l'inferno. Potremmo quasi dire che Nugget per delle crocchette ucciderebbe. Ah, va bene, va bene. Allora, per la pala possiamo trovarla magari nello sgabuzzino dei bidelli. Per il tuo braccio invece, ragazzo mio, un braccio costa soldi, che ce li ho. Però ci penseremo a ricreazione. Nugget aspetta pazientemente il tuo ritorno. Ah, oh, cavoli, ammiro il suo entusiasmo. Mi aspettavo la pala, ma non il braccio. Nugget è imprevedibile. Credo che dovresti parlare con Carla. Lei dovrebbe avere forse una chiave per la stanza dei bidelli. Quindi vai a prendere quella pala mentre io vedo il braccio. Andrà tipo al mercato nero a comprarlo. Ormai nel deep web si trovano anche quelli, no? Prendi anche il mio passaporto, ti servirà fuori di qui. Va bene! Ok, ok, signora Carla, per il buon nome dei nostri vecchi tempi. Felix ha detto che tu hai qualcosa per me. Certo, ragazzo mio, eccotela qua, pronta e fiammeggiante. Divertiti. Grazie! Cavolo, quando hai uno che ha i soldi puoi aprire tutte le porte. Oh no, mi mancava lui. Ah, è vero, anche il pass per passare... Vabbè, ragazzi, ho tutto, mi hanno dato tutto. Ho il potere di entrare dove voglio. Fantastico, ora vedremo quanta puzza ci sarà qui dentro, però. Ok, oggi neanche nessuna puzza. Ma non capisco perché questa roba è sporca di sangue. Comunque mi serve una pala, ragazzi. Dov'è una pala? Ok, qua dentro c'è una pala. No! Aspetta un attimo. I bambini non dovrebbero stare qui dentro. Ci sono un sacco di oggetti appuntiti. Delle cose chimiche. Sangue! C'è sangue qui! Ti sei tagliato? Va tutto bene? Non è il mio sangue! Aspetta, allora di chi è questo sangue? Non sarà mica di... Ma no, non ha senso. C'è qualcosa che non va. Va tutto bene, Bob? Io sto bene, è solo che ho fatica a ricordarmi di quello che è successo ieri. Perché è qui? Cosa è successo? Ma ieri non esiste! Oggi è sempre martedì! Notate che però ogni giorno è martedì. Il ieri non è mai stato in questa scuola. Questo è un grande mistero, ragazzi. Ok, la campanella. Perché non vai a ricreazione, piccolo bambino? Credo che devo pensare le cose da solo. Va bene! Ma che inquietante, Bob! Secondo me Bob sa qualcosa. Ve lo ricordate quando era in trance l'altro giorno? Secondo me c'è qualcosa che riguarda lui. Forse lui è l'anello mancante di questo mistero. Ma non credo che lo scopriremo quest'oggi, purtroppo! Nugget! Oh, possiamo sfidare Nugget? Perché io ho tutte le Monster Moon Card! Oh sì, Nugget è molto bravo ad usare i suoi talismani. A Nugget piacciono quelli rossi, dato che gli ricordano le crocchette. Oh cacchio, benvenuti su Monstermon, un gioco semplice adatto a tutta la famiglia. Per vincere dovete mandare a zero gli HP dell'avversario. Ok, questo è il nome di una carta Monstermon, Celestia Slug. Questo invece è il tipo di carta. Ma non cambia niente in gioco, è solo come il gusto. Questa invece è l'azione del mostro. Per uno di mana... La lumaca spaziale farà 2 di danno al tuo opponente. Va bene, dai, imparerò un po' giocando. Ci sono anche delle orbite che sono la mia mana. È tempo di giocare, proviamo. Oh, il mio deck, ragazzi, guardate, è fantastico. Chi buttiamo? Metto il verme, fa 6 di danno. È tantissimo, vediamo che succede. Oh no. Chi ha vinto? Ho vinto io, perché la sua carta faceva soltanto... 4! Gli abbiamo fatto la differenza! Nugget sta perdendo! Maestro, sono più bravo di te! Will you play a reaction? Non ho una reaction, quindi vado avanti. Oh, anch'io ho perso vita, però! Cosa mi ha ucciso? Anche lui! Anche lui aveva la mia stessa carta! Si è vendicato! Ma io ho un HP in più! Ragazzi, andiamo sempre con il danno! Questa fa 5 di danno! Nugget, che fai? Nugget si becca un'altra sberla! Gli ho ucciso il mostro e gli ho fatto 3 di danno perché il suo mostro era più debole. Maledetto di un Nugget. Adesso ti spacco. Questa fa 3 di danno. Wow, Nugget perde. Ce l'ho fatta.
Suka Nugget, ottimo. E chi è il campione? Nugget è impressionato dall'abilità del mio sfidante. Forse tu sei il prescelto che potrà collezionarli tutti. Ma di che stai parlando? Prendi, prendi il mio talismano e collezionali tutti e 50. Nugget lo saprà quando sarà successo. Sei veramente strano, Nugget. Ma io ci credo. Io penso che tutto sia collegato alla libreria. Nugget sa qualcosa di più. E lo so, ragazzi, qua c'è una Monster Moon Card che dovrei prendere. Quindi forse è meglio che vado a prenderla se non l'ho già fatto. Non mi ricordo se l'ho già fatto. Aia! Allora, com'è andata con i lavoretti? Sì, c'ho la palla, e tu? Guarda, posso dirti che ho trovato un donatore. Un donatore di braccia. Il trucco è solamente riscuotere. Dai, dimmi che vuoi uccidere. Quel piccolo ragazzino in carrozzina, dai, non è mica un problema. Ma lui ha un lancio laser che parte dal sedere. Sai, sono riuscito a farmelo amico, ho parlato di business con lui a pranzo. E quindi? Perciò, quando ti darò il segnale, lui sarà tutto solo e soletto a firmare le carte con me. Ed sarà un ottimo momento per colpire, con una cadrega in testa. Eccellente, allora dai, appena darò il segnale scateniamo l'inferno. Ma prima ricordati che devi avere il passalibro per passare. E dove lo trovo? Come sarebbe a dire che non ce l'hai? Ah, giusto, sei nuovo. Dai, controlla nel cestino, magari qualcuno l'ha buttato. Nel cestino? Oh no, non in quel cestino. Vediamo. Chi sta rompendo le balle? L'angolo rotture della Lidl? Oh, ciao piccolo bambino. È così bello avere un visitatore. Allora, hai del cibo? Sì, ho un hamburger. Oh, un hamburger. Che buono. Mi ricorda il mio gatto, Smokey. Lo vuoi? Ehi, qualcos'altro? Oh, non vuoi il mio gatto? Che brutto. Fammi vedere cosa c'è. Oh, ecco qui. Uno dei passalibri, perfetto. Grazie mille. Ciao ciao. Ottimo ragazzi, un hamburger per un passalibro. Non sono mai stato così bene. E comunque siamo pronti, abbiamo tutto. Sono pronto. Ehi, è giunto il momento. Guardalo, guardalo come vola, guardalo. È dentro, dai, non farlo aspettare. Sì, ci penso io. La morte incappucciata, sono tenebra. Maestra, guarda che posso entrare, c'ho il pass. Va bene, non far casino. Grazie maestra per una volta tanto. Fermati là, bambino. Non muoverti un secondo. So che cosa vuoi fare. Ma io non so di quello che stai parlando, giuro. Ma fammi il piacere. Felix è un ottimo businessman, ma io lo faccio da molto più di lui. Puoi dirgli pure di... Ehi! Che succede qui? Ah, ma sta zitto, stupido tizio dei pass. Qui stiamo parlando di affari. Allora, che stavo dicendo? Puoi pure dirgli di... Uno di voi deve subito tornare fuori, altrimenti... Ah, ok, allora che ne dici di questo? Wow! Wow, Monty, sei cattivissimo! Il mio braccio! Il mio braccio è andato! Il mio braccio! Eccoti il braccio, ragazzo. Non ti servirà più il mio. Puoi pure dire a Felix che raddoppierò i prezzi d'ora in poi. Vediamo come la prende. No! Cioè, non è un mio problema, quindi sì! Sono contento che per fortuna quel raggio non abbia colpito me. Vedi? Vedi, cocco della maestra? Questa è la fine che fanno i cocchi della maestra. E comunque il cocco è buono, ma tu sei un cocco cattivo. Cocco di mamma, vieni qua. Ci penserò io. Vai in palestra, per favore. Ok, Stewie, lo faccio per te. Ci vediamo. Che casino. Vabbè, l'ultima giornata, ormai la palestra è l'ultima lezione, quindi dovremmo aver finito finalmente. Allora la maestra ci dice che non dobbiamo somigliare a lei fra 30 anni, quindi dobbiamo impegnarci. Siamo quasi pronti. Teddy, conosci il lavoro? Certo che lo conosco, Felix. Non ti deluderò. Finalmente lo faremo e poi io e il padre saremo finalmente... Sì, sì, sì. Ora muoviamoci, ci vediamo nel giardino. Ma come fanno? Perché loro possono andare ovunque? Gli ho detto soltanto di fare guardia al buco. Ma lui non sa che quel buco sarà la sua tomba. Tac e tac. Perfetto. Ora vai da Nugget e dagli il braccino. Dobbiamo partire. Ok. Nugget, mio padrone insanguinato. Allora, hai il braccio per Nugget. Nugget vorrebbe tanto avere un braccio. Com'è? Se l'ha attaccato così, con lo scotch. A Nugget piace questo braccio. Nugget sarà pronto per la fabbrica di crocchette. Ottimo, ora vai a scavare. Nugget scaverà, ma l'insegnante non lascia andare via Nugget. L'insegnante va rimossa così Nugget può scavare. Vedo che posso fare.
L'ho già fatto, ragazzi, anche questo. Userò la mia tecnica segreta. Dai, lasciami la palla. No, lasciala prima a me. Ci penso io. Allora, aiutiamo Carla a prendere la palla, così la palla va in testa alla maestra. Perfetto! Colpita la balena! Oh! Ok, chi è stato? Chi ha tirato la palla? È stato Jerome, è stato Jerome! Voleva prendermi la palla, ma poi è sgusciata via e ti è finita in testa. Che cosa? Ma è una bugia! È arrivato quel ragazzo ad aiutarla! Non è colpa mia! Entrambi di voi zitti! Chi è stato veramente? Carla sta dicendo la verità! Jerome? Lo sai quanto mi fa male la testa adesso? Non più di quanto ti stringano quegli short, signora maestra! Ok! Adesso sono veramente furiosa! Attappa, maestra! Maledizione! Vado fuori di qui! Torna indietro! Mi sta facendo sentire meglio! È rilassante picchiare Jerome! Rilassa sempre le maestre picchiare i propri alunni con martelli rigorosamente di gomma, tranne la Popper Schuster che ne ha uno di ferro e fuoco. Ottimo lavoro, bambino! Mi è piaciuto l'aiuto! Sei molto bravo! Non preoccuparti, Carla, noi siamo forever friends! Ah, oh, finalmente Nugget può scavare! Nugget scaverà per le crocchette! Bravo, Nugget! Corri, mio giovane birguglio! Mamma mia, che ansia! Non vedo l'ora comunque! Un'ultima cosa prima di partire. Che c'è? Diciamo che abbiamo bisogno di qualcosa per pestarlo un pochettino, insomma, per assicurarci che crepi in modo lesto. Un po' randellato, ma randelliamolo sto bambino! Vabbè, vedrò che posso fare! Eccellente, dai, torna presto, non vedo l'ora! Ok! Chissà cosa penseranno i miei vicini di casa quando mi sentono doppiare tutto questo gioco. Questa cosa mi fa molta ansia. Ma devo resistere, lo devo fare per voi. Io so che amate le mie vocine. Ci sono delle strane scie di sangue che provengono dalla stanza degli insegnanti. Che sta... Oh! Ok, ecco perché. Nugget! Una volta era Nugget, ora non più. Maestra, maestra, maestra. La signora preside sarà veramente contenta di questo genocidio. Era più veloce di quello che pensassi. Però che sudata. Ma ne è valsa la pena. Hai ucciso Jerome. Sì? E mi sento molto meglio. E stanca. Ora capisco perché al bidello piace veramente colpire tanto voi bambini. Ciao Jerome. Riposa in cielo con tuo padre. Ah no, non credo che sia in cielo. E vabbè. Cavoli, sembra che la signora Popper Schuster ogni tanto sia un po' violenta. Mi dispiace che abbia Jerome, sorry, scusami. Ok, ho preso il coltello, anzi no, è la bacchetta. Stiamo usando la bacchetta sudata della signora Popper Schuster. Possiamo usare quella per randellare il nostro amico. Mi dispiace per Ted, era un buon amico. Ma ho trovato chi paga di più. Ah, proprio in tempo, allora hai quello che volevo. Sì. Tac, il bastone della maestra, amico caro. Funzionerà splendidamente. Beh, Teddy... è giunto il momento. Ok, sono pronto. Ma dov'è Ozzy? Oh, povero stupido Teddy. Non è una tomba per Ozzy. No, 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 no. È per te. Aspetta. No, cosa? Felix, non puoi. Ho fatto tutto ciò che volevi. E la Applesoft... e la Applesoft ti ringrazia per il tuo servizio. No! Mi dispiace! Questo tradimento è stata come la pugnalata a Cesare! Adesso, i ragni! Cosa? Dai, dai, butta i ragni nel buco! Zawa, zawa, zawa! Oh, signore, Nugget, e tu che ne pensi? A Nugget non gliene frega niente, Nugget vuole solo la fabbrica di crocchette. Mettiamo i ragni, aiuto, che schifo! Ah, Felix, fermo! Sono nei miei capelli, sono sopra di me! Che fine orribile! Sì, sì, è proprio questo il punto! Dai, ora, ragazzo strano, chiudi il buco! Beh, se lo chiudo, mi porterai alla fabbrica? Ah, ma certo, sì! Nugget riempirà il buco! Nugget per le crocchette e venderebbe anche la mamma! Appena in tempo, dai, ci vediamo fuori, devo darti una cosa! Santo cielo, una delle puntate più macabre, soprattutto per i ragni. Era una puntata a prova di aracnofobici questa. Santo cielo, e perché parlo così? Oh no, mi hanno contagiato di nuovo. Diventerò milanese. Tanto vale che da Malta mi trasferisco a Milano. Beh, il patto è completato. Ho veramente apprezzato la tua assistenza. Allora, ti aspetta il pagamento, non è vero? Sì, sono il tuo assassino fedele, ma devi pagarmi. Eccolo qui. È una roba un po' semi-legale. E che ci faccio? Ti ricordi le vecchie pillole della tua scuola?
Questo è l'ingrediente chiave per farle. Interessante. Quindi lui ha tipo preso... Ma che, come cavolo? Va bene. Per favore, accetta anche questa carta Monstermon. È una carta del tesoro. Ma il vero tesoro è il nostro amico del tesoro che l'abbiamo buttato giù dal fosso. Non capisco, però va bene. Silenzio. Il nostro business è completato. Bel lavoro, tu assassino. Aspettate, Nugget! Che succede? Beh, almeno non sanguina in giro. Nugget ha riempito il buco. Nugget adesso vuole andare alla fabbrica di crocchette. Ah, giusto. Come potrei dimenticare? Senti un po', e se non ci fosse una fabbrica di crocchette, come la prenderesti? A quel punto Nugget seppellirà il ricco ragazzo con il ricco fratello. Ah, va bene, tranquillo. La limusina ci aspetta. Ah, beh, spero ci siano negozi di crocchette qui vicino. Nugget non è mai stato così veloce. Nugget ucciderà tutti se non avrà le sue crocchette. Nugget potrebbe far esplodere una bomba nucleare. Santo cielo, però, credo che sia una delle giornate più redditizie. Dopotutto, lavorare per questi ricchi ti arricchisce. Viva! Ragazzi, guardate, ce ne manca solo uno di oggetto. E abbiamo finito, ormai manca poco. E anche le Monstermon card non sono poi così tante. Ormai abbiamo quasi finito, sicuramente ce la farò. Ma ragazzi, queste sono cose di un prossimo episodio. Per questo il vostro Gabibbo pensa di concludere qua. Vi saluta e vi ringrazia. E vi dà appuntamento alle prossime puntate segrete. Vi aspetto. Ciao!